In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché questa, quando verrà a mancare, essi vi accolgono nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete state fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi offrirà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Thank you.
Cari fratelli e sorelle, amati dal Signore, oggi per noi è giorno di memoria, tempo di intercessione. Como non dimentica il bene ricevuto, la vicinanza fedele di Dio nei confronti di questo popolo, i suoi interventi di salvezza manifestatisi nel corso della storia. È per questo che siamo qui, in questo luogo santo, così caro e amato da tutti i comaschi. Così ci giunge quanto mai attualissimo l'invito pressante dell'Apostolo Paolo nella seconda lettura di oggi. Raccomando che si facciano domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. I tempi che stiamo attraversando, con le diverse problematiche e tensioni che tutti conosciamo, le prospettive di un autunno difficile per tutti, mentre suscitano il dovere di sentirci responsabili e coinvolti, ci invitano nello stesso tempo ad affidarci a Dio che guida segretamente al bene la storia dei popoli, così come anche la nostra storia individuale. Pregare non significa per nulla delegare Dio le nostre responsabilità. Dio non fa quello che deve fare l'uomo. L'uomo deve fare la sua parte. Il suo impegno è doveroso e imprescindibile. Pregare significa fare in modo che le nostre scelte personali e comunitarie corrispondano al piano di Dio, che è sempre a favore dell'uomo, senza escludere nessuno, anzi, prendendosi cura dei più emarginati, perché Dio è difensore dei poveri e dei deboli. Ci è utile a questo punto e più facile la comprensione della parabola evangelica di oggi, in cui chiaramente Gesù non loda e non ci invita certo ad imitare la disonestà dell'amministratore, quanto piuttosto la sua intraprendenza, la sua sana creatività. Si tratta di un uomo che sa organizzarsi, che cerca con intelligenza e scaltrezza le vie più opportune per uscire dalla sua situazione difficile in cui viene a trovarsi, che confida nell'amicizia tra le persone per cercare soluzioni appropriate e dignitose per il suo futuro. È un uomo che non si lascia abbattere dalle difficoltà presenti, che non si accontenta del suo passato, come molti che dicono abbiamo sempre fatto così, ma che sa cercare alleanze che gli consentono di progredire, facendo in modo che anche le ricchezze siano trasformate in strumenti di solidarietà e di fraternità. Fatevi degli amici attraverso le ricchezze, ossia i doni che ciascuno di noi ha ricevuto, diventino strumento per essere accolti nelle dimore eterne, perché nel giudizio finale, nell'ora del rendiconto che verrà per tutti, le persone che abbiamo aiutato possano testimoniare il bene che essi hanno ricevuto con ampiezza da ciascuno di noi. Il Signore benedica e promuova i nostri propositi di impegno
per contribuire al progresso della pace e della felicità di tutti i nostri concittadini in uno spirito di vera fraternità. Amen. All'inizio del rito della riconoscenza che caratterizza l'Eucaristia di questa domenica, desidero salutare a nome di tutta la comunità che fa riferimento a questa parrocchia e anche a questo santuario il nostro caro Vescovo e Cardinale Oscar, insieme alle autorità civili e militari qui presenti, ai rappresentanti delle associazioni e a tutti coloro che sono venuti qui oggi. Grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questo momento di profonda gratitudine verso Dio. Per poter partecipare con la giusta consapevolezza, leggerò ora una breve presentazione di questa giornata della riconoscenza. I comaschi non possono dimenticare che la città uscì prodigiosamente incolume dalle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Fonti ben informate avevano dato notizia che la città sarebbe stata oggetto di un imponente bombardamento aereo. Il 3 gennaio 1943, sotto la minaccia di un'incursione aerea, 20.000 fedeli portarono il Santissimo Crocifisso in processione e gli offrirono una supplica scritta, seguita da migliaia di firme. Sono esposti qua alla mia sinistra nel presbiterio i registri che conservano queste decine di migliaia di firme. In riconoscenza per la grazia ricevuta, i cittadini di Como offrirono un cero che arde perennemente e una corona d'oro impreziosita da gemme che reca sulla base la scritta «Scampati dall'immane conflitto, i cittadini di Como ringraziano te che li hai protetti». Il 17 giugno 1945 il Santissimo Crocifisso venne solennemente incoronato in cattedrale per mano del beato Cardinal Schuster, allora arcivescovo di Milano. Nel cammino della storia più volte il Crocifisso ha steso le sue braccia in difesa di Como e nei momenti più difficili i comaschi si sono rifugiati sotto la sua ombra e da lui sono stati protetti. Oggi, celebrando la giornata della riconoscenza, siamo riuniti assieme alle autorità civili e militari per ringraziare e contemplare il Santissimo Crocifisso. Ci faccia riscoprire la forza di un amore che si dona senza misura, così da poterlo testimoniare e trasmettere alla nostra città, alla nostra generazione e a quelle che verranno. A nome della città, il sindaco offre il cero che per tutto l'anno arderà davanti al Santissimo Crocifisso come segno di ringraziamento e come invocazione, perché non manchi mai la sua protezione alla città. Siano rese fervide grazie a te, Signore Gesù, crocifisso per i nostri peccati e risorto per la nostra salvezza, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni che a te si rivolgono con fiducia. Accogli la riconoscenza che oggi la città di Como a te innalza con l'offerta del cero e fa che riconosca in te la luce che illumina ogni uomo, la via, la verità e la vita. Tu sei Dio e con il Padre e lo Spirito Santo vivi e regni nei secoli dei secoli.